Cari amici di Mille Una Avventura, torniamo su Fortnite e proviamo a fare un video su come lootare bene Montagnole Maledette, che è un'area dell'isola di Fortnite che è poco frequentata, almeno questo mi è sembrato di capire bazzicandola spesso. E si trovano invece in quella zona tantissimi forzieri, zeppi di cose interessanti. Intanto ci impostiamo bene il personaggio, questa volta tutto arancione, ci mettiamo anche l'ombrellino della vittoria e poi una bella scia di quelle prepotenti e ci lanciamo in picchiata su Montagnole Maledette. Ora balletto estivo e partiamo subito, almeno spero. Ecco, prendiamo la modalità in singolo e ci tuffiamo in un altro balletto estivo, anche questo. Speriamo prima o poi di lanciarci in volo. E dicevamo appunto che Montagnole Maledette, questa zona nella mappa, eccola qui, è a nord-ovest e ci sono tanti forzieri. Girandola bene si può recuperare tanto materiale e, dato che in questo caso la traccia dell'autobus volante è piuttosto a sud, sicuramente riusciremo a lootarla per bene senza che nessuno ci disturbi. Ci guardiamo intorno per vedere se qualcuno ci sta seguendo, ma assolutamente non c'è nessuno. Il cagnolino Kio si fa i suoi voletti assieme a noi e se volete lootare bene appunto Montagnole Maledette vi consiglio di partire dal campanile, perché c'è sempre un forziere, anche se in questo momento non c'è. Poi ci sono questi proiettili e si continua a distruggere il campanile finché non si arriva al piano terra, dove c'è quest'altro bel forziere e recuperiamo tutto quello di importante che c'è. Apriamo anche le varie cassette delle munizioni, facciamo tutto il giro, altra cassetta delle munizioni, e poi volendo si potrebbe spaccare il pavimento oppure si corre fin da questa parte, ci si cala nel seminterrato dove ci sarebbe di solito un forziere e in questo caso invece non c'è. Quando si decide di fare un video appositamente pensato per mostrare tutte le belle locazioni di una parte della mappa, ovviamente non c'è mai niente. Poi si fa il giro da questa parte e c'è questo edificio con seminterrato e primo piano dove ci sono sempre questo forziere qui. Ecco, abbiamo trovato le birre, perciò ce le prendiamo per aumentare lo scudo, visto che non abbiamo trovato scildini piccoli. Facciamo così e arriviamo a 90 di scudo. Poi saliamo su, probabilmente è meglio fare il contrario, cioè passare prima dal piano superiore, poi rompere il pavimento e si fa ancora prima per recuperare questi materiali. Poi si fa tutto il giro del cimitero, diciamo così. Qui di solito ci sono delle munizioni, in questo momento ovviamente non ci sono. In quest'altro edificio un forziere, per fortuna questa volta c'è, e ci prendiamo il fucile da cecchino a ripetizione semiautomatico. E gli ultimi edifici sono laggiù, intanto si vede anche il distributore automatico viola che di solito dà il cecchino. Ecco, qui di solito c'è sempre un forziere e non c'è questa volta, questo c'è. E c'è anche la scatola delle munizioni tra i due alberi a ridosso del muro. E continuiamo a girare in questo modo, altra cassetta delle munizioni, poi si sale
al piano superiore dove ci sono sempre due forzieri, tranne ovviamente adesso dove ce n'è uno solo, e prendiamo anche qui quello che si trova. Munizioni anche qui, c'è anche il fucile a pompa, lo prendiamo. E poi ultimo edificio, di solito qui c'è una cassetta delle munizioni e qui dentro di solito c'è un forziere, ma ovviamente non c'è adesso. Finito il giro di tutto questo quartiere, diciamo così, non rimane che andare a prendere il forziere sull'automobile, qui fuori dal muro, e laggiù vedete il forziere sull'automobile, e direi che in questo modo si recupera tantissimo materiale senza assolutamente che nessuno disturbi. Poi ci sono queste due casette isolate, e dato che ci è voluto parecchio tempo per recuperare tutto quanto, può darsi che di solito, insomma, arriva la tempesta. Per fortuna ci sono qui vicino dei veicoli che permettono poi di allontanarsi senza subire troppi danni. Riprendiamo anche questo forziere, facciamo il balletto del pesce ballerino e andiamo a prendere l'ultimo forziere. Ci sono le moto, quindi non è un problema andarsene via, e solitamente anche qui c'è sempre un forziere, che ovviamente in questo momento non c'è. Bene, non resta che aprire ancora qualche cassetta delle munizioni, cambiare magari il fucile a pompa con questo un po' più potente, altre munizioni qui dietro, niente di che, e poi, visto che sta arrivando la tempesta, prendiamo la moto e ce ne andiamo. Ecco, questo è praticamente il giro di Montagnole Maledette, che, ripeto, consente di in tutta tranquillità prendere parecchio materiale. Ora abbiamo attraversato quasi metà della mappa e siamo arrivati nell'ultimo edificio pirata che è rimasto. Anche qui c'è sempre un forziere nel piano inferiore e poi ce n'è un altro al piano superiore. Si sale su, ci sono le scale, e naturalmente adesso non c'è nessun forziere, di solito è qui. Che facciamo? Beh, andiamo a concludere questa partita. Siamo rimasti in 17, ovviamente anche questo è un classico. Dopo aver raccolto in tutta tranquillità tutta questa roba, andiamo a cercare qualcuno a cui consegnarla senza colpo ferire. Abbiamo praticamente lavorato per foraggiare qualche nemico. Cerchiamo qui di uscire dall'acqua e andiamo verso la safe, magari vediamo se c'è qualcosa qui. Un forziere lì in basso c'è quasi sempre, stavolta non c'è. Poi prendiamo il surf, hanno cambiato gli overboard in tema estivo e sono diventati dei surf. Arriviamo al 100% grazie a queste birre. Forziere, cassette delle munizioni e via così. Direi che ormai siamo belli carichi per lasciare tutto quanto abbiamo raccolto a qualche fortunato avversario. Prendiamo il surf, andiamo a decollare su uno degli ultimi getti, degli ultimi geyser rimasti. Parcheggiamo qui, prendiamo ancora un po' di materiale, non sia mai che chi dovesse eliminarci alla fine dovesse anche trovare da ridire perché gli abbiamo portato poca roba. Altre munizioni, altro forziere, altri surf. La roba se ne va, infatti Kyo si lamenta tantissimo. Prendiamo anche questa roba. E andiamo al villaggio di Pigmei. Dopo aver ancora, ovviamente non potevamo lasciare questo forziere
Ora direi che in finale di partita conviene magari fare così, non c'è molto tempo, ormai siamo rimasti in 5 per tenere dei medikit. Bene, andiamo verso il villaggio dei Pigmei dove troviamo ancora almeno un paio di forzieri nascosti, ce ne deve essere uno qui davanti e poi si sente il sibilo di un altro che dovrebbe essere qui. Siamo rimasti in quattro, cerchiamo un posticino bello nascosto per resistere ancora un po', sperando che non ci sia qualcuno con un fucile da cecchino intorno, che ovviamente pone fine alle nostre sofferenze. E bello contento viene a raccogliere tutto questo ben di Dio e lascia pure anche qualcosa, visto che a quanto pare è molto ben fornito anche lui. Ha una sola kill e non c'è molto da vantarsi, visto che l'unico che ha eliminato sono io, quindi deve essere un personaggio piuttosto scarso questo. Vediamo come se la cava con questo nemico che non male come idea quella di non coprirsi, non mi sembra davvero molto in gamba, quindi ci ha eliminati proprio perché ci ha visti da lontano col cecchino e noi tranquilli non ci siamo guardati intorno. Sta facendo degli enormi danni, vediamo che cosa si inventa, ma non è possibile. E beh, insomma, finale di partita da dimenticare. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e spero di farvi vedere qualche kill in un prossimo video.